La vita di Abby Choi sembrava essere un sogno, immersa nel lusso e nella ricchezza, ma questo sogno si è trasformato in un incubo quando è stata coinvolta in un evento tragico che ha segnato per sempre la sua vita. In questo video esploreremo la vita di Abby e come la sua vita da favola si è trasformata in un dramma dai risvolti inaspettati. Scopriremo quali eventi l'hanno portata a vivere una vita così privilegiata e quale terribile evento ha messo fine alla sua vita. Un racconto commovente che ci insegna quanto prezioso sia il nostro tempo sulla Terra. Abby aveva solamente 28 anni ed era una socialite influencer e un'icona nella scena di Hong Kong. Ed era noto che lei stessa e i suoi genitori venivano da una famiglia privilegiata. I suoi genitori infatti avevano un fiorente business familiare nel continente cinese. E lei stessa, secondo quanto riferito, possiede sui 30 milioni di dollari di patrimonio netto, possedendo svariati beni di impresa, edifici, eccetera, eccetera. All'epoca dei fatti aveva più di 100.000 follower su Instagram e ancora più sulla piattaforma di Weibo, che, se non lo sapeste, è la versione di Instagram cinese. Come potete vedere da queste immagini, era una grande amante della moda e adorava vestirsi con Gucci, Dior, Chanel, Valentino e frequentava regolarmente la settimana della moda in tutto il mondo, in particolare quella di Parigi. Anche qui, come potete vedere da queste immagini, è stata fotografata molto spesso con molte celebrità ed era amica di molti personaggi importanti del mondo dello spettacolo cinese. È apparsa anche su svariate riviste, tra cui Monaco, Elle, Harper Bazaar e addirittura Vogue. È stata anche nominata una delle influencer più ricercate dell'intera industria e questo è uno degli ultimi post che ha messo sul suo Instagram. Era anche una madre di 4 figli all'età di solo 28 anni e le persone molto spesso, ricercando questo caso, anche perché non si trovano, devo dire, moltissime informazioni, erano piuttosto confuse su le informazioni riguardo il suo attuale marito e il suo ex marito, ma queste sono le informazioni che sono riuscito a recuperare, dovrebbero essere quelle esatte. Praticamente quando Abby aveva solamente 18 anni ha incontrato un uomo di nome Alex, che è nato nel 1994. Si sono sposati e hanno avuto 2 figli e qualche volta nel lasso di tempo di 4 anni, quando erano ancora insieme, hanno divorziato e nel 2016, all'età di 22 anni, Abby ha sposato il suo secondo marito di nome Chris Tam e da questo suo nuovo matrimonio ha avuto gli altri 2 figli. Ma il fatto è che lei non era legalmente sposata con Chris quando è rimasta incinta. Hanno avuto la loro cerimonia di matrimonio, però non si sono legalmente sposati. Chris era noto per essere un ricco uomo d'affari e la sua famiglia è proprietaria di una famosa catena di ristoranti in Cina chiamata Tom Jai Yunnan. I genitori di Chris hanno sempre descritto Abby come una brava persona, una buona madre con un cuore d'oro, sempre disposta ad aiutare gli altri. Chris infatti ha detto che Abby l'ha sempre sostenuta e amata. Secondo Chris è stata una vera benedizione che abbia avuto questa relazione con Abby. Infatti Abby sembrava sempre avere a cura l'educazione dei propri figli ed era anche nota per prendersi cura molto bene anche degli anziani, tra cui i genitori stessi di Abby e quelli di Chris. Ha sempre comprato regali per loro, li invitava a cena, li incontrava e sembrava essere veramente una fantastica moglie. Ma non solo con gli attuali suoceri, infatti sembra anche che lei si prendesse cura anche dei suoi ex suoceri, quindi i genitori del suo ex marito, appunto i nonni dei suoi altri 2 figli. E sembra anche che per 7 anni dopo il divorzio dal suo ex compagno lo abbia sempre aiutato economicamente. Alcune persone sono state un po' sorprese di questo fatto, insomma, cioè è strano già per alcune volte essere così legati ai suoceri, ma lei addirittura era legata anche ai suoi ex suoceri, ma molto probabilmente io credo che dal momento che si tratta di per sé dei nonni dei suoi figli, io credo che secondo lei probabilmente lei avrà pensato che sarebbero sempre rimasti legati, quindi secondo me è un'ottima cosa che ci sia questo ottimo rapporto anche con gli ex suoceri. Benché una relazione sia finita, questo non preclude che bisogna separarsi completamente e molto probabilmente questo era dovuto anche al carattere stesso di Abby, che appunto era di anima buona, sempre gentile e disposta ad aiutare gli altri. Addirittura pensate che Abby è arrivata anche a comprare un appartamento di lusso chiamato The
Kadori Hills per l'ex marito. Considerate che Abby possedeva l'intero palazzo, quindi ha regalato un appartamento del palazzo che lei possedeva. Quindi diciamo che è un filino strano, forse, però molto probabilmente lo ha comprato anche perché voleva che i suoi figli si sentissero al sicuro anche a casa, appunto, dell'ex compagno, che era di fatto il padre dei suoi due primogeniti. Oltre a essere così vicina al suo ex marito, era anche molto vicina al fratello maggiore di Alex, appunto il suo ex cognato. Anthony era un 31enne che al momento era disoccupato e Abby ha deciso di assumerlo come il suo autista. Personalmente l'ho trovato un po' strano, probabilmente avrà avuto le sue ragioni. Comunque, in ogni modo, questo Anthony di fatto era lo zio dei suoi due primi figli. E tra l'altro Abby aiutava il fratello del suo ex marito anche con dei business, gli pagava alcune spese, eccetera eccetera, dato che comunque di fatto lui in questo momento lavorava tecnicamente per lei. Ci sono moltissime storie e post e anche selfie dei due insieme. Anthony anche le ha ricaricate sul suo Instagram e spesso si riferiva a Abby come la sua sorellina, con tanto di hashtag family, quindi famiglia. Quindi, come potete vedere, sembrava che alla fine Abby avesse un rapporto ottimo comunque con il suo ex e anche con la famiglia del suo ex. Addirittura viaggiavano insieme con l'attuale marito, andavano a fare delle cene, dei viaggi assieme, e quindi sembrava proprio come, oltre a prendersi cura di loro finanziariamente, li volesse includere nella sua vita di tutti i giorni. Penso che molto probabilmente lei si sia sentita in qualche modo obbligata anche per il bene dei suoi figli, e penso sinceramente che sia un'ottima cosa quando si può vedere magari una coppia che ha divorziato, che comunque, benché l'amore sia finito, si rimanga in buoni rapporti. Cioè, comunque, se c'è stato una qualche tipo di relazione o dei sentimenti profondi, io non riesco a capire come delle coppie che si lasciano, soprattutto a maggior ragione quando ci sono dei figli, che poi non riescono neanche a vedersi. So che tutte le storie sono diverse, tutte le coppie sono diverse, però trovo che sia una buona cosa comunque rimanere in buoni rapporti in generale. Tuttavia, c'è una domanda che sorge: chi erano esattamente gli ex suoceri di Abby? E com'è possibile che una donna come Abby, ricca, bella, con una vita sociale così esclusiva, potesse entrare in contatto con una famiglia come questa, che diciamo a livello, non possiamo parlare di classi sociali, comunque diciamo che sembravano vivere proprio ai poli opposti della società e non frequentare nemmeno gli stessi ambienti? Quindi com'è si sono conosciuti e perché questa relazione è durata così poco, come iniziata? Andremo ad analizzare adesso in questa parte del video questo rapporto, per poi andare a parlare della tragedia che è successa di lì a poco. L'ex suocero di Abby era un 65enne che era un police coach, potremmo definirlo un addestratore di poliziotti, il quale riceveva delle buste paga per il suo lungo servizio e che ha prestato per le forze dell'ordine, e sembra che sia stato appunto un pezzo grosso delle forze dell'ordine di Hong Kong, fino a quando negli anni 2000 non è stato accusato da una donna sconosciuta. A seguito di questa accusa, appunto di aggressione, l'uomo si sarebbe dimesso. L'ex suocera invece avrebbe dichiarato bancarotta nel 2016. L'ex cognato Anthony aveva una grande quantità di debiti con la banca ed era stato citato in giudizio, sempre dalla banca, nel 2019. Mentre per quanto riguarda l'ex marito Alex, è stato coinvolto in una truffa sugli investimenti dell'oro nel 2015, in cui ha truffato 4 persone per un totale di 5 milioni di dollari. Ha usato praticamente i soldi di molte di queste vittime, che erano tutti i loro risparmi, si fidavano di questo ragazzo, invece lui se n'è scappato con i soldi. Trovo che sia veramente disgustoso che la gente si approfitti così della fiducia delle persone, che magari, non lo so, hanno dei soldi da parte, si fidano in una persona che considerano fidata e poi si ritrovano in mano un pugno di mosche, anzi addirittura truffati con la casa che magari viene pignorata e queste cose del genere. E questo è quello che è successo a qualcuna di queste vittime. In ogni caso, sembra che questa intera famiglia sia stata piuttosto pessima nel gestire i propri denari e tra l'altro si sia invischiata in problemi molto grossi, come possiamo vedere. Tuttavia, quello che è successo tra Abby e la famiglia, o in particolare col suo ex marito, è che hanno avuto una grossa disputa per quanto riguarda l'appartamento dove viveva il suo ex marito, quello
quello che gli aveva comprato. Comunque voi dovete sapere che l'ha comprato a nome dell'ex marito. Tuttavia, dal momento che i soldi che erano stati messi in quell'appartamento erano i suoi, attraverso un avvocato è riuscita a dimostrare che l'appartamento lo aveva comprato lei, e per questo motivo lei, che voleva venderlo, avrebbe potuto recuperare una parte dei soldi. E è da qui che è iniziata una grossa discussione e c'è stato questo grosso dibattito. Infatti la famiglia dell'ex marito aveva paura che se avessero venduto quell'appartamento sarebbero rimasti per strada, perché dove sarebbero andati a vivere. E quello che deve aver detto l'ex marito è: se tu venderai questo appartamento senza trovarmi una sistemazione alternativa, ti ucciderò. E sembra che secondo un amico di Abby, Abby stessa aveva intenzione di organizzare un altro appartamento per loro, cioè avrebbe trovato per loro un'altra sistemazione. Questo era almeno l'intento iniziale, ma come potete immaginare, Abby probabilmente avrà pensato: ma perché devo organizzare o comunque trovare un altro appartamento per il mio ex marito quando mi tratta in questo modo, quando gli ha detto quelle cose, addirittura ti uccido se non mi trovi un altro appartamento? Ma stiamo scherzando? Mentre per quanto riguarda l'ex marito, lui magari potrà dire: questo appartamento è stato comprato con il mio nome come un regalo, come osi venderlo? E molto probabilmente l'appartamento che Abby avrebbe voluto dare loro sarebbe stato una specie di downgrade rispetto all'appartamento in cui stavano vivendo in questo momento. E quindi perché mai la famiglia dell'ex marito si sarebbe voluta trasferire da un appartamento comunque molto lussuoso in un appartamento più modesto? Queste sono solo supposizioni, ma posso immaginare che sia andata più o meno così. In ogni caso, quello che assolutamente sembra è che la famiglia del suo ex marito compreso, si sentivano molto ingrati nei confronti di Abby, che di per sé stava dando tutto a loro, li stava praticamente mantenendo, una famiglia intera. Mentre magari per quanto riguarda i suoceri, magari loro pretendevano che si comportasse così, dal momento che avranno pensato che era d'obbligo che lei, essendo più ricca, si prendesse cura di loro, che erano in una situazione meno agiata. E sembra che questi ex suoceri non erano molto felici del modo in cui Abby spendesse i propri soldi. Ma in ogni caso mi sembra il tutto alquanto assurdo, perché cosa vi importa di come la vostra ex nuora spende i propri soldi? È sposata, ha un nuovo marito, ha due altri figli, ha le sue cose, potrà ben fare quello che vuole della sua vita. Molto probabilmente quello che molti speculano anche in internet è che magari quando lei ha comprato questo appartamento per l'ex marito, magari c'era un qualche tipo di accordo tra i due, magari lei l'ha comprato prima per lui dal momento che non avevano soldi, e poi magari gli avrebbe ridato indietro un po' alla volta i soldi che aveva speso Abby appunto per comprare questo appartamento. Non possiamo saperlo, però certo è che quello che voleva Abby era un po' alla volta liberarsi, o comunque essere indipendente da quello che era il mantenimento per non solo l'ex marito, ma per l'intera famiglia dell'ex marito. Sembra che però soprattutto i suoceri, ma non solo i suoceri, erano molto amareggiati e geloso del successo di Abby, che stava diventando sempre più famosa e di successo, perché come sapete era sposata con un uomo molto ricco, andava sempre in giro per i party, si faceva le foto con tutte le altre celebrity, era sulle copertine delle riviste, e sembra che questo veramente ha fatto nascere nella famiglia del suo ex marito un forte senso di gelosia. E tra l'altro vi ricordo che Abby invitava anche la famiglia dell'ex marito, tra l'altro, alle sue feste di compleanno, a fare dei viaggi insieme, e benché lei lo facesse come un segno, un gesto di gentilezza, sembra che questo fossero proprio la ciliegina della torta che faceva arrabbiare sempre di più la famiglia dell'ex marito, perché potevano vedere davanti ai loro occhi la famiglia e lo sparso della vita della loro ex nuora, e invece l'hanno confrontato con la loro vita che era molto più modesta. E invece di essere grati per il fatto che la loro ex nuora li coinvolga ancora una volta, per loro era un discorso dei: il nostro figlio sta avendo tutti questi problemi finanziari per le truffe per il quale lui stesso ha creato, mentre lei sta avendo questa vita così nel relax, nel lusso, e magari si sono sentiti veramente gelosi, amareggiati, magari addirittura hanno attribuito al successo di Abby la causa magari degli insuccessi del proprio figlio. Probabilmente si sentivano come se erano sempre un passo indietro rispetto ad Abby, e per questo motivo hanno iniziato a incolpare Abby stessa di quello che stava accadendo alla loro famiglia. Ad ogni modo, quello che sembra sia successo, secondo quanto riportato dalla polizia,
è che la persona dietro poi quello che sarà il caso di Abby, la mente dietro tutto questo, altri non sia che proprio l'ex suocero, ovvero l'ex poliziotto, padre del suo ex marito. E quello che probabilmente ha pensato di fare è che dal momento che Abby non era ufficialmente o comunque legalmente sposata con il suo attuale compagno, che come vi ho detto ha fatto la cerimonia ma non si erano ancora legalmente sposati, molto probabilmente l'ex suocero ha pensato che se qualcosa fosse successo ad Abby, tutti i suoi beni e le sue ricchezze sarebbero andati ai suoi nipoti. E in qualche modo è riuscito a riunire tutti i membri della sua famiglia, tra cui la moglie e i suoi due figli, e sembra che sia riuscito a convincere la moglie e anche i suoi due figli, tra cui Anthony, che vi ricordo che vedeva tutti i giorni Abby, perché lavoravano insieme, cioè perché lavorava per lei, a portare avanti questo piano. E quello che hanno fatto è stato pianificare il tutto nel minimo dettaglio. Hanno affittato infatti una villa in un villaggio molto lontano, che era circa a 30 minuti d'auto dalla città, e addirittura in quella casa hanno iniziato a esercitarsi e a pianificare come avrebbero eseguito questo intero complotto. I vicini ricordano infatti di aver visto il padre entrare nella proprietà un paio di volte dicendo che non sorrideva mai e si guardava sempre intorno, e hanno sempre pensato che il suo comportamento fosse un filino strano. Il 21 febbraio, proprio di quest'anno, Anthony è andato a prendere Abby, come era solito fare, ma sembra che però durante il tragitto ha colpito Abby lasciandola in coma e poi l'ha condotta alla villa. Ancora la polizia sta cercando di capire esattamente che cosa sia successo, l'esatta sequenza temporale, se vogliamo, ma hanno trovato un buco nella parte destra del cranio di lei e quindi credono che questa sia stata inizialmente la causa del suo decesso. Tuttavia ci sono anche delle testimonianze dei vicini che dicono di aver sentito una specie di arma e delle grida di una donna un paio d'ore prima, quindi non sappiamo se sia stata fatta fuori, diciamo, nella vettura o se è stata uccisa una volta che è stata condotta in quella villa. Ad ogni modo, una volta arrivata alla villa, Anthony, Alex e l'ex suocero hanno smembrato Abby, il corpo di Abby, e la maggior parte delle sue parti inferiori del corpo, tra cui le gambe e i piedi, sono state messe all'interno del frigo in questa villa, e la sua testa, ancora con i capelli attaccati, è stata trovata all'interno di una pentola d'acciaio che stava bollendo una specie di zuppa. Non riesco veramente a poter immaginare quanto sia stato macabra quella scena e quanto odio devono aver nutrito nei confronti di quest'Abby per arrivare a fare una cosa del genere. È veramente disgustoso. La parte superiore del corpo invece tuttora non è stata ancora trovata, ma sembra che abbiano cercato di smaltire le parti del corpo una alla volta in vari lotti per evitare che venisse ritrovato o si scoprisse di che appartenessero quelle parti del corpo, molto probabilmente. Sin dal giorno in cui Abby è stata dichiarata scomparsa, la polizia ha esaminato tutti i filmati e le telecamere a circuito chiuso. Sin dall'inizio la polizia ha sospettato che gli artefici dietro questa diciamo scomparsa siano stati gli ex suoceri o comunque la famiglia degli ex suoceri. Dopo aver condotto Alex, l'ex marito, alla centrale di polizia per delle interrogazioni, hanno scoperto l'esistenza di questa villa. All'interno di questa villa hanno trovato una serie di armi e anche degli oggetti personali appartenenti a Abby, tra cui la sua carta d'identità, oltre a varie parti del corpo. Gli ex suoceri, l'ex marito e l'ex cognato sono stati tutti arrestati immediatamente. L'ex marito è stato l'ultimo a essere preso mentre cercava di scappare su una barca nella quale aveva occultato delle ingenti somme di denaro. Tutti adesso si trovano tuttora in carcere, credo, a meno che non ci siano delle novità, con l'accusa di omicidio. Sembra che ci sia anche una quinta persona coinvolta, che era l'amante dell'ex suocero. La cosa veramente, secondo me, più scioccante di questo caso è come un ex poliziotto comunque sia riuscito ad avere questa idea, sempre che sia stato l'ex poliziotto, ancora non si ha la certezza, però sia riuscito a convincere la moglie e i suoi due figli a creare questo piano. In ogni caso, io credo che ci sia stata una mente all'interno di questo
questa famiglia che era così geloso di Abby che ha scelto di farla morire in questo modo. Molti hanno paragonato questa storia proprio al film Parasite, perché la storia è assolutamente terribile. E immaginatevi, soprattutto quello più scioccante forse è il fratello di Alex, appunto il cognato, al quale Abby aveva dato un lavoro. Cioè lui era disoccupato, lei gli ha dato un lavoro, lo ha aiutato con il suo business, invece lui come ha ripagato lei? Facendola fuori insieme al resto della famiglia. È veramente una storia triste e assolutamente disturbante. Io credo che Abby avesse un cuore d'oro e che ha assolutamente cercato di aiutare l'ex marito e la sua famiglia, ma penso che qualsiasi persona, passati e trascorsi 7 anni, avesse voluto che questa famiglia diventasse indipendente. Cioè io credo anche questa famiglia si poteva un po' rimboccare le maniche e invece di vivere appunto come dei parassiti sul salario di Abby, avrebbero potuto fare qualcosa e invece hanno preferito comportarsi in questo modo davvero disgustoso. In ogni caso ragazzi, questo era il caso di oggi e sono davvero curioso di sentire la vostra opinione. Scrivetemela qui sotto. Un saluto da Seba.